Consigliere Ferrari, direi è un pomeriggio positivo, con una buona discussione, c'è stato delle illustrazioni chiare sia da parte dei politici sia da parte del tecnico che ha spiegato cosa sono le riunioni dei comuni e quant'altro, e anche una bella partecipazione da parte del pubblico, sia come numero che come qualità degli interventi. Direi di sì, grazie a Marco Cacchioli e ai Giovani Democratici da Valtaro per questo incontro molto partecipato e molto importante. Il tema della riorganizzazione territoriale nelle funzioni dati conferiti ai comuni è un tema molto sensibile e anche importante, perché cambierà in maniera significativa il futuro dei nostri territori. Dibattito, confronto, l'occasione di sostenere posizioni che a volte non sono coincidenti, che a volte sono anche contrastanti, credo sia però l'unica seria modalità per arrivare a una scelta condivisa che sia la migliore possibile. Oggi noi abbiamo bisogno, partendo dai livelli nazionali per arrivare fino a quelli locali e comuni, di razionalizzare al massimo le istituzioni. Fare questo è un processo prima culturale che politico, essenzialmente culturale, che abbiamo cominciato prima dell'approvazione della legge del dicembre scorso. Sono 3 anni che a livello regionale stiamo lavorando su questo tema. In tempi brevi dobbiamo arrivare ormai a trovare una sintesi con i comuni. L'incontro di Borgotaro è stata una bella occasione per arrivare insieme con i sindaci, con gli amministratori, con gli stakeholder, i portatori di interessi, i cittadini, a questa sintesi condivisa e forte. Sindaco Rossi, diciamo che c'è stato chiaramente un dibattito positivo, eccetera, con una cosa. Ecco, lei all'interno di questo ha lanciato a un certo punto alcune provocazioni. Ecco, può riassumere per favore? Sì, intanto un dibattito importante, partecipato, come giusto che sia, su un tema che coinvolge tutti noi, il nostro territorio e il futuro del nostro territorio. Quindi bene, bene la discussione. A questo punto però dobbiamo entrare un po' nel vivo delle questioni. Noi siamo convinti che si possa, con pari dignità, con tutti, senza nessuna volontà da parte di nessuno di prevaricare le posizioni degli altri, metterci a un tavolo e ragionare concretamente di quello che potrebbe significare la messa in sistema del nostro personale, dei nostri servizi. Quindi abbiamo semplicemente lanciato una proposta, raccogliendo anche alcuni interventi che sono stati fatti quest'oggi, cioè quella di fare uno studio vero di fattibilità su quella che potrebbe essere l'organizzazione dei servizi e delle funzioni comunali insieme agli altri comuni del territorio, definendo degli ambiti omogenei, quindi 5-6 comuni più vicini che hanno caratteristiche più simili, che gravitano su servizi comuni. Ecco, proviamo a ragionare in termini concreti per superare alcune difficoltà, alcuni punti di vista che sono naturalmente legittimi, ma credo che ragionando nel merito potremo provare a immaginare un futuro anche più organizzato e più efficace per i servizi in montagna. Marco, direi diciamo un pomeriggio positivo, quindi un nuovo successo di questa serie di iniziative che sta prendendo il Circolo dei Giovani Democratici a Valtaro. Sì, direi un'ottima iniziativa con molta partecipazione, un bel dibattito, molto interesse, perché pensavamo di stare nelle 2 ore, invece siamo andati abbondantemente oltre, abbiamo dibattuto per 3 ore, molti spunti interessanti. Direi che l'argomento è interessante, l'argomento è di interesse per tutti i cittadini, e soprattutto queste forme di partecipazione, di discussione tra i cittadini e gli amministratori sono sicuramente una buona chiave di partenza per quello che è il nostro obiettivo, quindi quello di rendere partecipe la cittadinanza, di lavorare tutti insieme per creare, trovare delle soluzioni, fare delle proposte, trovare delle idee che possano essere utili per lo sviluppo di queste nostre valli.
Claudio Moretti, sindaco di Monte delle Porte. Sindaco Moretti, lei ha partecipato a questo incontro insieme al suo collega vice sindaco di Palanzano per parlare di un'esperienza, ossia l'esperienza di un progetto di fusione tra i comuni di Palanzano e di Monte. Ecco, voi avete trovato degli aspetti molto positivi se riuscirete a portare in porto questa esperienza. Quali sono? Gli aspetti positivi sono dati anche dalla connotazione geografica dei nostri territori che si intersecano ed hanno affinità di valle già da tempo, già diverse attività hanno seguito queste strade, abbiamo solo un caseificio che serve tutti gli agricoltori di entrambi i comuni e quindi oltre ai risparmi effettivi di poter mettere insieme diverse attività, secondo me riusciamo a ottimizzare anche la qualità dei servizi sul territorio.